Francesco Leogrande, di nuovo all'arrivo della Coppa Sila, qualche piccolo problema nelle prove con la macchina, però questa mattina in gara abbiamo portato la macchina su. Cos'è la Coppa Sila quando arrivi su? Diciamo sempre le stesse cose. Diciamo. Vabbè, cioè, battesimi, cresimi. No, non voglio ripetermi ormai. Quest'anno già è andata molto meglio, penso che la intervista che avete mandato migliaia di volte abbia scosso un po' di coscienza e che... Quindi qualche periodo in più si è arrivato, io di questo sono contento, anche e soprattutto per gli organizzatori, per il lavoro incredibile che fanno. L'asfalto hanno cercato di rimediare, in alcuni punti era perfetto, in altri si saltellava parecchio, ma è comunque un asfalto di gara in salita, di tracciato dove comunque levica e non si può pretendere un sì, riasfaltando dopo un anno siamo punte da capo. Il biliardo, cioè era difficilissimo andare su dopo i problemi grossissimi di ieri, non ho fatto neanche una mancia di prove e ovviamente qui alla Sila si paga tantissimo. E sono contento ovviamente di essere arrivato e vorrei dire a tutti questi, a quelli che non vengono qui, che non devono aver paura di prendere 10, 12, 15 secondi, perché non è tanto cosa si prova quando si arriva su in cima alla Sila, ma è quello che si prova guidando sulla Sila. Quindi anche arrivando a 20 secondi di dietro non fa niente. L'importante è esserci qua, perché poi uno ha problemi economici, non vuole rompere la macchina, l'altro non conosce la strada, però guidare su queste strade è qualcosa di magnifico. Punto che ti emoziona di più della Coppa Sila? Tu lo chiami con eufemismo emozionale, io invece è cacchizza seria e sotto l'alberato. È impressionante, poi quando c'è il sole là non vedi niente, devi affidarti all'istinto. Nel selvaggio, sesta piena. Nel selvaggio è qualcosa di impressionante, bisogna essere scemi veramente, bisogna essere scemi, non puoi essere un pilota quasi scemi. Però quando si arriva alla fine del rettilineo si stacca. Vai che c'è una macchina perché non c'è più pantaloni, cioè, sei finito completamente là, però è bellissimo, passare lì a pieno è bellissimo. Io non ce l'ho fatta passare pieno, ma io ho veramente una macchina che è ancora agli inizi, di saltare da tutte le parti, però sono andato fortissimo anche là. E sono contento, ripeto, non fare la marcia di prova è stato un disastro, però questo è un anno di apprendistato, cerchiamo di crescere piano piano. Mi consola il fatto che anche un talento come Carmelo Scaramuzzino sta perdendo tempo e soldi con la sua macchina, quindi anche lui sta dietro e quindi vuol dire che abbiamo in tutti e due lo stesso intento e questo mi consola un pochino. Eccolo qua Carmelo Scaramuzzino, eccolo. Sappiamo che Carmelo ha avuto dei problemi di cambio, però è il cronometro. Leogrande dice bello comando, ci può fare niente. Non si può fare niente, però mi dispiaceva non vederlo salire perché ieri ha avuto un piccolo incidente e non vederlo qua sopra è un peccato. Se conosco Carmelo già ti sta preparando per l'anno prossimo. povero me. Grazie, due grandissimi, grazie. Decimo assoluto. Thank you.
e poi vieni qui. E vorrei che comunque i primi 10 rimanessero tutti qua. Davide, prendi il tuo trofeo e parcheggiati qua. Sì, sì. Non assoluto, non assoluto, Arcangelo Madaffini. Assoluto, abbiamo Giovanni Cassipa. Settimo assoluto, Carmelo Scaramozzino. Carmelo Scaramuzzino, e passiamo al sesto, Francesco Ferragina. Eccolo Francesco Ferragina. E aspettiamo il quinto assoluto Dario Gentile. Lo sentire Doc, Dario Gentile. Ed ecco il grande amante della Coppa Sila, oggi quarto assoluto, Francesco Legrande. Eccolo, grande cavaliere Francesco Legrande. E il terzo, andiamo sul podio, Samuele Cassipa. Dopo una travagliata sessione di prova, oggi ha tirato fuori un bel risultato. Bravo Samuele, terzo classificato. E grande prestazione, credo anche lui la prima volta alla Sila. Luca Caruso, secondo assoluto. Grande podio, top ten, grande top ten. Al vertice della top ten, prima assoluto della 41esima Coppa Sila, trofeo Domenico Scola. Domenico Scola Junior, con la sua fantastica bimba, viene a ritirare il premio dell'assoluto. E il premio dell'assoluto viene consegnato dalla presidente a Domenico Scola, che va pure il trofeo Domenico Scola riservato al primo assoluto, e che il nipote del grande Domenico, Emilio, consegna a suo fratello Vittorio in casa. Complimenti, bravo Domenico, in alto anche il nostro pensiero per colui che da tanti anni su questa strada ha vinto e sta vinto. E a Domenico Scola va anche il trofeo Ciccio Bisasi, anche lui un grande pioniere, un grande personaggio della nostra gara. Signore e signori, adesso in macchina, andate via perché siamo stanchi. Da, un attimo, la Presidente vi vuole salutare. Bene, sì, per complimentarvi con tutti voi, intanto bravi, complimenti, complimenti ovviamente all'ACI e a tutti coloro che hanno contribuito a questa splendida giornata, a tutti coloro che hanno lavorato, ovviamente a tutti gli equipaggi e chi oggi davvero ha seguito con grande entusiasmo, gioia, e l'appuntamento è per l'anno prossimo per la 42esima Coppa Sila. Grazie.